Chi sei? Come ti chiami? Mi chiamo Rosario. Rosario, raccontami un po' della tua storia. Ti do il tempo. Di un'ultima sigaretta. La mia è una storia di amore e odio. Notizie di mia moglie. Una nube di fumo era già pronta a darmi il benvenuto al mondo. Guarda tu, rilassati, da me che avrò nasce per ceria. Aspettiamo. Questo fumo, maledizione. Anzi, il mio primo oggetto. Infermiera. Mia moglie, come sta? Davvero pazienza. Pazienza. Aspettiamo. Da stamattina che aspettiamo. Sì. Ma aspettiamo. Una cosa di 5. Dottore. Amore, Maria Maschio, grazie. Amore, allora, che pizza ti prendi? Normale, Margherita. Margherita? Ora io mi prendo una bella pizza, quattro stagioni, ma quanto è bella quattro stagioni! Te la dividono in quattro, così, con tanti sapori, ma lo sai che è buona! Signore e signore, il trio Scintilla! Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse. Buonasera. Buonasera. Un goccio di vino? Certo, proviamo. Sono stato educato e cresciuto in una nube di fumo, quasi si trattasse di un rito. Noi respiravamo piano. Rosario, guarda. Guarda, Rosario, guarda, guarda, guarda papà come butto il fumo dal naso. Guarda. Guarda. La mamma vuole essere più brava di me, la mamma. E fa la mamma, è capricciosa come la pizza. Il fumo, alla mamma. Alla mamma, guarda Rosario, il fumo a papà. Io lo schivo Rosario. Sono più furbo di lei. Non me lo dirai, oh mare nero, oh mare nero, oh mare nero. Tu eri chiaro e trasparente come me. Oh mare nero, oh mare nero, oh mare nero. Tu eri chiaro e trasparente come me. Com'è passato il tempo? Sono sommerso dai ricordi. I quartieri del mio paese, le corse all'aria aperta, le partite di pallone.
davo il meglio di me, una promessa del calcio. Con i gol raccoglievo l'apprezzamento dei miei compagni di gioco. Per non parlare delle ragazze, ricordo ancora le prime conquiste, i primi batticuore. Sembra ieri. E qual è il capoluogo della Sicilia? Palermo. Brava! Qualcuno sa dirmi quante province ci sono in Sicilia? 9! Bravo! Dimmi, Rosario. Professoressa, posso andare in bagno? Va bene, vai, mi provate che ti sbrighi. Il brivido del proibito. Questo provavo con i primi tiri di sigaretta. Ciao, Rosario. Ho una sigaretta. Sì. All'inizio non arrivavo nemmeno a finirla tutta. La siga, così la chiamavamo tra noi, sbarbati ma già fumatori. Ogni occasione era buona per vivere quell'illusione di essere già grandi, di fare come grandi. Ma chi sono quelle? Le gemelle Keisler? Keisler si dice, no Keisler. Ma va, oggi a calcio segnato. Sempre con questo pallone. Vai a studiare, ragazzo, vero? E tu sempre con quelle manacce. Ma guarda un po'. Fammi seguire il programma. E guardati le Keisler. Mi sembra meglio di te so. Amore, me li vai a comprare? Le sigarette? Ho solo gli ultimi due pacchetti. Dai, bacino. Da bambino guardavo fumare i miei. Da ragazzo consumavo i loro pacchetti. Ed adulto ero come loro. Un fumatore incallito. Ma, sto uscendo, vado a comprare le sigarette. La mia routine giornaliera, sigaretta al mattino insieme al caffè, dopo pranzo per digerire e prima di andare a letto per riconciliarmi con il mondo. Sigaretta. È uno status. Con gli amici fa gruppo, con le ragazze attacchi i bottoni, quando ti girano distende i nervi. È una compagnia, una sicurezza, una delle poche.
Ero io il suo schiavo. Oggi come allora soggiogato, asservito e dipendente da un intrullo di tabacco e nicotina. Lei possedeva me stesso, incidendo sulla mia capacità di attenzione e sul mio umore. Lei cambiava il mio corpo, ingiallendo le mie unghie e i miei denti, impregnando di fumo l'odore della mia pelle. Niente, lo sport non va per me. Ragazzi, offritemi una sigaretta. Stasera? Al solito. Fumatina. Il mio corpo aveva dato segnali. Scusa. Pure. Sigaretta. Dai, ma non vedi che ti stanno uccidendo queste sigarette? Ma smetti! Ma io facevo finta di nulla, continuando a scherzarci sopra, a fare gli scongiuri e a sentirmi eterno. Ancora? Basta fumare, basta. Inizialmente pensai a un disturbo passeggero. Poi cominciai a farmi autodiagnosi e infine a preoccuparmi seriamente. Quella tosse era continua, non mi dava tregua. Sale, ma quante sigarette fuma al giorno? Ah, dottore, 2-3 pacchetti al giorno, nella media. Proprio nella media? Vediamo la lastra, vediamo che dice. È grave, eh? Ma è sicuro, magari girando la lastra è meno grave. C'è poco da girare, qua vediamo il 4° pacchetto già. È grave, Rosario. Hai mai pensato di smettere di fumare, invece? Dottore, non può chiedermi questo, fa parte della mia vita. Ormai fa parte di me. Ma non c'è qualche tecnologia, qualcosa alternativa? Io non posso smettere di fumare. Ci vuole la motivazione interiore. Ci pensi al futuro? A una famiglia? Dei figli? Pensaci. Dottore, mi impegnerò, glielo prometto. Bravo. Ma scusi, ma non ha per caso una sigaretta da offrire? La realtà non lascia spazio al vissero felici e contenti. La storia ha un finale che non avevo messo in conto. Pensavo che gli altri erano nel torto. Influenzati dalle prime campagne contro il fumo che mettevano in allarme e dalle prime scritte sui pacchetti, il fumo uccide. Una sigaretta è finita.